C'era lui, no, ricordo. Vai. Allora volevo che Maraj mi aiutasse un poco a comprendere riguardo il canto del santo nome e come uno poi inizia a scoprire la relazione internamente, sia glorificando sia facendo il servizio, come uno come si scopre, che parlassi un po' della scoperta della relazione del rasa che ognuno può scoprire dentro di sé. So Prabhu is asking, can you speak about the discovering of the rasa in the chanting of the holy name, in the service, if you can expand the subject. Little more clear, I want to know. Dice, vorrebbe più chiarificazione. How can we get taste, in rasa taste, in chanting and service? Cioè, come scopre, cioè, tramite il canto uno poi inizia a scoprire la propria relazione. With chanting, ci sento. No, no, sta dicendo un'altra cosa. In chanting. How can we get taste? Vi do un esempio. Qualcuno fall in love. Uno si innamora. Material love. Si parla di amore materiale. What happens to her for his lover? Cosa succede? Is relation then love come? Arriva l'amore, arriva con la relazione? His mind is always fixed in his lover. La mente è sempre fissa sull'amato. If he's in London or in India. Questo potrà essere a Londra, in India, ma o interni. Yes o interni. No? Sì o no? Yes. And what is helping you? E cosa vi aiuta? His name is helping you. Ti aiuta il nome. If somebody say you like that name, and you like to remember that name hiddenly, don't want to announce this very privately, you think for that. C'è una cosa privata, tu ti piace, insomma, se te ne vuol parlare qualcuno, ok, però ti ricordi sempre questo nome. Why? Perché? There is a relation. Perché c'è una relazione. Feelings. Perché c'è un sentimento. Love. Amore. And missing. E c'è una mancanza. Longing. No. Longing. Una nostalgia. Nostalgia. No. I cannot live. I feel when this time is 10 days is too heavy for me. When this 10 days will come that I dice questa cosa è troppo pesante per me. Io penso sempre a te. Quando verrà il momento che si interromperà questa mancanza? Right or not? Giusto o sbagliato? Kishori? Dove right stai? Right or not? È giusto o sbagliato? So this, is a mercy of Krishna that he gives chance to feel it. È una misericordia di Krishna. It's not theory, it's a practical. È una misericordia di Krishna che dà la possibilità di sentire, non è teoria, è pratica. You do read theory and do practical and bring this to for me. Ci sono due aspetti, uno legge la teoria e poi però fa la pratica. Understand? Si capisce? This can happen here and this can happen here also. Questo può succedere qui e può succedere anche qua. Similar, it's nothing changing. Dice, non cambia niente.
Here and here you mean the material? Material? Ecco, questa cosa può succedere sia nell'ambito materiale che nell'ambito spirituale, non cambia niente. Clear? È chiaro? Material? È chiaro? Nitai. Yes? No. Io non sono un po' ignorante in materia, però vorrei capire il discorso di Svarupa che ho sentito per la prima volta. Praticamente, cioè, considerando come aspetta, faccio. Aspetta, ne dico un pezzo. Tra voi is asking something about the concept of Svarupa that he is hearing for the first time. Considerando il fatto che sostanzialmente la mia mente comunque è una prostituta, no? Nel senso che bene o male non posso dire di pensare, vedere, sentire nella realtà, perché al momento non è così. Come faccio a discernere quello che è costruito da me, dalla mia mente, diciamo, che è falso, che è finto, che non è affidabile, da quello che è Svarupa vera e propria? Cioè, quando è che posso... Allora, he's asking. E poi una cosa... Fermo perché ci capisco, perché già non ci capisco più niente. Allora, he's asking how I can discriminate, because my mind is like a prostitute, always changing. How can discriminate which feeling comes from Svarupa and which feeling is coming from mind? Prego. Very nice question. Volevo così. No, no, se è possibile comprendere peggioro le cose. No, poi ho letto un pezzetto che è una cosa sempre così per caso, che diceva Shiva è coscienza pura e Shakti è creazione. And he did read also one page when there is written that che c'era scritto che Shiva è coscienza pura, Shakti è creazione. Se questo con il discorso della creazione, that Shiva is pure consciousness and Shakti is creation. E vorrei sapere se questa cosa c'è in relazione. Shakti ha una parte. No, you have to remind me. But first thing I want to know. This is written in the book of Prabhupada. Allora, la prima cosa che voleva dire Maharaj, che quello del quale sta parlando è scritto nel libro di Prabhupada. Understand? Si capisce? So you read first time or before also? Quindi leggilo per la prima volta oppure l'hai già letto? First time or before? Is it? Translate. He did read all the little piece. Then all you said that you know first time is of page one, page number starting Prabhupada introduction from this. Quindi insomma questa cosa andrebbe letta perché è la prima pagina dell'introduzione della Bhagavad Gita. Second thing. Questa è la prima cosa, la seconda è che... And last question I give you answer. E ti do una risposta all'ultima domanda che If you read Bhagavad Gita and if you don't see, it's a different issue. If you read Bhagavad Gita you don't understand, it's a different issue. And one is I never read Bhagavad Gita of Prabhupada. I don't know about that. Yes? Take a video. No. Una cosa è che se tu hai letto non hai capito, un'altra cosa è se tu non hai mai letto. Ok. Understand? Si capisce? What is the circumstances with you? You don't understand, or you don't read, or you don't understand because of Hindi word? E quindi com'è la storia? Non hai letto, oppure hai letto e non hai capito, oppure non hai capito perché ci sono le parole sanscrite? Io la parola Gita
That is my question, you think on this. Dice, pensaci, questa è la domanda di Maharaj, pensaci interiormente. Insomma. And one thing, e un'altra cosa, you know about transcendental, what is the meaning of transcendental? Un'altra cosa, conosci il significato di trascendenza? What is meaning of spiritual? E qual è il significato di spirituale? What is meaning of divine? Qual è il significato di divino? You know? Li sai? Come faccio a pretendere di saperlo? Se fa relativo. He says, I am a relative person. It's impossible that I understand. Don't you have to find out this? Quindi devi trovare questi significati. Right or not? Giusto o sbagliato? Yes. You agree? Sì, sei d'accordo? Third thing I want to say. Questo, poi Maharaj vuol dire una terza cosa. I was Shiva devotee. Io ero un devoto di Shiva, dice Maharaj. Understand? Si capisce? Shiva devotee. Il devoto di Shiva. And Durga devotee, Shakti devotee. E il devoto di Durga, di Shakti. You know what is the name of Shiva? Material planet. Dice, sai qual è il nome del pianeta materiale? You have a picture of this? Ce l'hai un quadro? Yes, but I don't remember where. Durga Dham. No, I say, I have. Ora, Sadhu Maharaj dice, che lo spiega? So, quindi? She is a controller. Lei è colei che controlla of this material planet. Lei è Durga. Lei, quindi Durga è colei che controlla il pianeta materiale. Why? Perché? Because her name is Mahamaya. Perché il suo nome è Mahamaya. Maha is not small. Mahamaya. Quindi non è piccola, è grande, Maha. You know? So whole material world, quindi tutti i mondi materiali, is based on creation. Sono basati sulla creazione. And involving you in material life. You see? If you're born, you have to start working, earning in. E quindi conosciamo tutti com'è la vita materiale. Se nasci, devi lavorare, guadagnare, eccetera. So whole Maya is controlling all material things. Quindi Shakti. Questa Shakti, Mahamaya, ha sotto controllo tutte le faccende materiali. But material world. Ma il mondo materiale, right? Giusto? Il mondo materiale. And Shiva is Adi Guru. E Shiva è il guru principale, il primo guru. He is the teaching to Mahamaya. Lui insegna a Mahamaya to become devotee. Di diventare devoto. If you know Ramcharitmanas, se voi leggete la Ramcharitmanas, is written by Shiva teaching to Mahamaya. Parvati. Quindi è una scrittura scritta da Shiva che insegna a Parvati. Because he is Adi Guru. Perché lui è il primo guru, guru principale. He give ignorance. Lui dà l'ignoranza. And he take our ignorance. E porta via la nostra ignoranza. Understand? Si capisce? Why he take give ignorance to live in Maya? Perché lui dà, fornisce l'ignoranza per vivere in Maya. And when he take out ignorance to take you to divine world, a spiritual world. Perché poi quando è che la toglie? La toglie per portarci nel mondo divino, nel mondo spirituale. Ignorance means my covering. Ignoranza significa la mia copertura. And only guru can take out your ignorance. E solo il guru può portarti via l'ignoranza. What is ignorance?
Cos'è l'ignoranza? How to come out from the Maya? L'ignoranza è ignoranza di non capire cos'è, come uscire dal Maya. To realize spirituality, divineness. Quindi realizzare la nostra divinità, la nostra spiritualità. It's more divine subject to understand. È un argomento divino da capire. Ma solo il guru può insegnartelo? Only guru is teach to us. He's a Shiva. Guru, you have to see, is a Shiva. Il guru. Who takes out the ignorant. He's the boss of ignorance. Quindi, controller of ignorance. Quindi quando si parla del guru parliamo proprio di Shiva, che è colui che controlla l'ignoranza, la può fornire e la può anche togliere. Vishnu is maintenance, maintainer. Vishnu è mantenitore. And Brahma is a creator. E Brahma è creatore. Right? Giusto o sbagliato? So, my dear. Quindi, miei cari, when he give mercy, he take out my ignorance to send me to divine consciousness. Quindi quando lui mi dà la misericordia, mi toglie l'ignoranza per mandarmi verso la coscienza divina, la consapevolezza divina. And Mahamaya take his Mahamaya out and give you chance to become devotee. E allora lui cosa fa? Toglie di mezzo la sua Mahamaya e ti dà la chance di diventare devoto. And if you don't want to be a devotee, e se non vuoi diventare devoto, then Mahamaya send Maya to you that you involve in that. E allora, se uno non vuole diventare devoto, allora Mahamaya ti manda Maya in modo da tenerti nella coscienza materiale. Si capisce? For you also important. È importante anche per te. Right? Giusto? They are all giving mercy and they covering us also. Dice questi che abbiamo parlato prima danno sia la misericordia che la copertura. What is my desire? Qual è? What is my greed? I go get that. Quindi dipende da quello che è il mio forte desiderio, la mia bramosia di cosa voglio, insomma, dove è diretto il mio desiderio. Si capisce?